Si chiama Ciao Pa ed è la manifestazione sportiva che domenica 6 dicembre vedrà scendere in campo nello stadio comunale di Borgonovo la Nazionale Calcio TV contro la Nazionale Cantanti. I big della canzone e i volti noti della TV si sfideranno per dare una mano ai comuni piacentini colpiti dall'alluvione e lo faranno grazie a Progetto Vita che, insieme a sponsor e istituzioni locali, promuove l'evento benefico. Noi siamo solamente un mezzo che genera solidarietà, ma la vera solidarietà la fa il pubblico venendo alle nostre manifestazioni, dandoci fiducia anche, magari sorridendo sui nostri errori e quant'altro. Però, ripeto, la vera solidarietà la fa il pubblico, quindi bisogna portargli rispetto, bisogna essere al massimo della competitività, di conseguenza dare i nomi che il pubblico vuole, e questo è solo il nostro dovere. Poi per il resto, grazie al pubblico che viene, grazie a chi vuole che succedano queste manifestazioni e grazie a coloro che dovrebbero pensare e non ci pensano. Può anticipare i nomi di qualcuno che sarà presente oltre a Bonolis? Oltre a Bonolis, sì certo, Scagnol, Jimmy Ghione, Moreno Morello, Fargetta, Baz, Gianluca Impastato, il maestro Catenato, siamo in tanti. Comunque sul nostro sito www.nazionalecalciotv.it ci sono i nomi dei personaggi. Il ricavato sarà destinato da Progetto Vita a favore di quelle associazioni sportive e di quegli impianti sportivi che a causa dei disastri provocati dall'ondata di fango e acqua faticano a riprendere le attività. Abbiamo pensato, io e i miei consiglieri, di fare un'iniziativa per i piacentini perché da anni sostengono il nostro progetto, sono sempre stati enormemente generosi verso il nostro progetto, le nostre iniziative. Pertanto questa andrà tutto alla zona alluvionate con un gesto generoso che ritorna a chi ha dato tanto a Progetto Vita. Il nome dell'evento, Ciao Pa, è un omaggio a Silvio Bonolis, padre di Paolo Bonolis, tra i calciatori della Nazionale Calcio TV, cui il memorial è dedicato. Bonolis, questa mattina, in occasione della presentazione dell'evento, si è collegato via telefono con gli organizzatori. Faremo la nostra partita, sarà uno spettacolo pietoso calcisticamente ma importante a livello umano e quindi non vedo l'ora di incontrarvi. Appuntamento quindi a domenica 6 dicembre alle 14:30 allo stadio di Borgonovo.